La finanziaria leggera, la questione morale e la situazione politica, la politica in questo momento è in grande fermento. Oggi ne parliamo per la prima di una serie di video interviste con Francesco Cascio, il presidente dell'ARS. Diamo il buongiorno a lui e io do il buongiorno a voi. Noi abbiamo raccolto molte domande via web, partiamo con le prime e partiamo proprio dalla finanziaria. L'ARS ha appena approvato una manovra particolarmente, che è stata giudicata particolarmente leggera, che è il giudizio dato alla sessione di bilancio. Ma io dico che la norma finanziaria dovrebbe essere questa in assoluto, nel senso che la finanziaria non è una legge che va appesantita con delle norme di riforma. Per cui, da un punto di vista formale, istituzionale, è corretto presentare una finanziaria snella. Il problema è un altro, il problema è che il governo ha tentato, diciamo, di appesantire legittimamente la finanziaria con una serie di norme di riforma e di sviluppo. Allora, tutto questo era compatibile, come dire, se il cammino della finanziaria appesantito da queste norme fosse cominciato nei tempi previsti dalla Costituzione, cioè entro l'anno scorso, entro dicembre del 2010. Ma tentare, come dire, di proporre in finanziaria 50 norme che vengono presentate dal governo con un maxi emendamento il 26 di aprile, cioè a 4 giorni dalla scadenza massima consentita dell'esercizio provvisorio, mi è sembrato un po' velleitario. Io ho stracciato alcune di quelle norme, tutto il resto delle norme sono state rigate dal governo che si è reso conto di non poter portare avanti quella manovra nei tempi diciamo, previsti. Ma diciamo, il giudizio finale, definitivo, devo dire, è un giudizio comunque complessivamente istituzionalmente positivo, nel senso la finanziaria è questa, il bilancio e le norme collegate, le norme tecniche collegate. Se il governo legittimamente vorrà portare avanti le leggi di riforma, avrà il calendario dell'Assemblea ovviamente disponibile per farlo, a cominciare dalla settimana prossima, in cui lavoreremo su alcuni testi che sono dei testi che vengono stracciati dalla finanziaria, prima di tutti il testo sulla formazione e in secondo luogo il testo di riforma del settore della alla formazione e ai pubblici arriveremo fra qualche istante. Proprio sugli stralci, oggi dalle colonne del Provincia di Sicilia, Antonio Cattolini, che di là attacca, dice Cascio, è schizofrenico perché norme che avrebbero comportato maggiori entrate da altre. E mi dispiace che Cattolini dica che sono schizofrenico perché avrebbe dovuto avere il progetto di un'onestà, la verità. Le norme che portavano introiti nella cassa dell'amministrazione, quindi le norme che aumentavano i canoni demaniali, le norme che aumentavano per esempio la tassa per le acque, mi ha richiesto il governo. Io non ho messo mano su quelle norme, io ho stracciato alcune norme di riforma che ritenevo incompatibili con la finanziaria, tutte le norme che portavano introiti nelle casse dell'amministrazione mi ha richiesto il governo, quindi io c'entro per poco. Mi dispiace che Cattolini, diciamo, abbia utilizzato questo termine dicendo una bugia palese, lo sanno tutti, insomma, basta vedere il resoconto degli atti parlamentari e si evince in maniera molto, molto facile che il maxi emendamento, il cosiddetto GOV1, dove c'è una norma di entrata, nel realtà del governo, io non c'entro nulla. Una delle giustificazioni che porta il governo per finanziare leggere è il mancato arrivo dei fondi FAS, il mancato arrivo che dipende in qualche modo, anzi dipende dalla sua parte politica, dal governo nazionale. In questo vi sentite come in parte responsabili, o meglio, pensate che il governo nazionale possa fare di più per la Sicilia? Ma sicuramente il governo nazionale può fare di più per la Sicilia, questo in senso assoluto è vero, ma la possibilità di utilizzare i fondi FAS per la copertura del buco della sanità è qualcosa che non si poteva fare con i fondi FAS, questo si sapeva. Il governo ha utilizzato lo stesso atteggiamento in tutte le regioni, in Sicilia come in Campania, come nel Lazio, come in Piemonte. Qui dire che il governo ha utilizzato due pesi e due misure in virtù del colore politico delle regioni è assolutamente un falso storico. Il governo ha sempre detto che la regione siciliana non avrebbe potuto utilizzare i fondi FAS per coprire il buco della sanità, l'ha detto a ottobre, l'ha detto a dicembre, l'ha detto a febbraio, l'ha confermato ad aprile. Per cui questo bilancio, alla luce di quello che è successo in aula e di quello che è successo in questi ultimi 4 mesi nella interlocuzione con il governo nazionale, si poteva tranquillamente approvare il 20 dicembre. Proprio a proposito di quello che è successo in aula, solita sessione fiume, ormai siamo abbastanza abituati, è anche normale che sulla finanziaria ci siano delle sessioni di fiume, però ci sono stati anche dei pugni all'interno della maggioranza. L'ARS, secondo lei, ha un po' una maggioranza? Ma se dovessi dare un giudizio da quello che ho visto,
durante il voto della finanziaria, quindi diciamo da dichiarazioni formali, la maggioranza è esplosa. In aula ci sono state dichiarazioni di voto riferite a due partiti che attualmente compongono la maggioranza, che sono state fortemente critiche nei confronti del governo, e addirittura molti deputati del PD, che è la principale forza parlamentare che sostiene il governo Lombardo, ci sono state dichiarazioni di voto in cui tanti deputati hanno parlato a titolo personale dicendo voto la finanziaria per, come dire, disciplina di partito, ma sono assolutamente scontento di quello che è uscito da questo lavoro in aula da parte del governo, per cui la maggioranza non c'è più, diciamo, ma non lo dico io, lo dicono esponenti del PD, lo dicono esponenti dell'UDC, di FLI, insomma è una cosa abbastanza evidente che non sta a me sancire, c'è, è così. Adesso siamo andati avanti con questo governo, ho letto dichiarazioni di esponenti del PD, insomma, in cui si andrà avanti con questo governo fino a quando si riterrà, come dire, di dover cambiare la maggioranza, ma che la maggioranza sia implosa è un fatto abbastanza evidente. Una giunta politica può essere la soluzione per la presentazione, e invece il PDL sarebbe disposto a entrare in un'eventuale giunta di salute pubblica, una giunta istituzionale? Ma guardi, il PDL, a sentire le dichiarazioni del coordinatore regionale del partito, non è interessato a un coinvolgimento nell'area di governo, quindi il PDL non è interessato a rientrare in un governo con il presidente Lombardo. Un'altra giunta politica, non so, dipenderà da quello che vorrà fare il presidente Lombardo, ma in questo momento credo che le condizioni per una giunta politica non ci siano, insomma, non lo dico io, lo dice Lombardo stesso, lo dice Capolicio, lo dicono tutti quelli che in questo momento, diciamo, in qualche modo hanno nell'ultimo anno e mezzo prospettato questa via. Si andrà avanti con questo governo dei tecnici fino a quando probabilmente non ci sarà chiarezza anche sulle prospettive di questa legislatura. Parliamo del PDL. All'interno del suo partito, nelle settimane scorse ci sono state delle elezioni, anche con lei il capogruppo Innocenzo Leoni. Siamo tornati al periodo del PDL o sono semplicemente scaramucce? No, non c'è stata qualche comprensione nei mesi passati, ma è stata superata abbondantemente già da settimane. Insomma, c'è stata qualche comprensione dovuta ad alcune divergenze di opinioni. Diciamo, la pensavamo diversamente su alcuni argomenti, ma ne abbiamo parlato con serenità nelle settimane successive e abbiamo chiarito qualche tipo di comprensione. Diciamo, è stata messa una pietra sopra da te, già da molte settimane. Proprio a proposito del PDL, una domanda in relazione da Antonio Lamanno. Visto l'interesse che lei ha nei confronti del popolo siciliano, come la diminuzione degli stipendi che ricevono i parlamentari, di porre al minimo le spese degli auto blu, non sente stretta la figura del presidente dell'ASI? Mi spiego meglio. Non vorrebbe che le sue idee fossero messe davanti a una bandiera di partito, oppure davanti a un nuovo partito, magari creato da lei? No, io non penso di creare partiti. Io faccio parte del PDL e ne faccio parte convintamente. Non ho né prospettive di cambiamento di partito, né ho in mente di creare un mio partito, è troppo complicato. Cioè, sono già tanti partiti, non credo che si senta l'esigenza di un nuovo partito. Sono a disposizione del mio partito per quelle che sono per portare avanti le mie idee, ma diciamo trovo assolutamente compatibile il mio pensiero con quello che è all'interno del partito al quale mi riferisco. E che comunque ovviamente diciamo, tengo a precisare che ho sempre cercato di dividere le mie idee politiche dal mio ruolo istituzionale di Presidente dell'Assemblea. Io non credo che ci sia qualcuno che possa dire il contrario. Ho sempre fatto il Presidente dell'Assemblea spogliandomi dell'abito di componente, di esponente del PDL. Poi, quando non faccio il Presidente dell'ASP, ovviamente ho le mie idee, ma durante il mio ruolo sono assolutamente imparziale. Antonio Lamanno parlava poco fa di sprechi, Armando Cappa proprio in questo parla ci ha scritto per chiedere quando ho letto sui giornali che a Palazzo dei Normanni in programma un ricevimento offerto dal presidente dell'ASA per 400 persone, o parlamentari della elezione, credo sia in sede oggi, se non lo so, se non ricordo male. Vuol dire che paga lui in tasca sua, sono soldi suoi, oppure un ricevimento lo offriamo noi contribuenti? Allora, innanzitutto vorrei dire al signor Carta che noi oggi, ieri, domani, in questi tre giorni abbiamo a Palermo gli Study Days. Study Days sono una conferenza programmatica del
gruppo del PPE al Parlamento Europeo, cioè in pratica abbiamo 250 parlamentari provenienti da 27 paesi dell'Europa, europarlamentari, provenienti da 27 paesi dell'Europa, con una passeggiata di una serie di primi ministri, presidenti della Repubblica, ministri di governi, che per tre giorni da Palermo studiano, lavorano, riflettono e fanno partire messaggi di pace, di speranza, di solidarietà, di cooperazione internazionale, di sviluppo del Mediterraneo, insomma, Palermo vetrina e al centro del mondo per tre giorni. Iniziativa voluta dall'Europarlamentare Iacolino e portata avanti dal sottoscritto. Detto questo, che credo che non faccia male una città che tutti dicono essere morta, essere spenta, ecco, una via reggente credo che non sia una cosa da far passare in secondo piano. Detto questo, mi è sembrato opportuno fare un ricevimento a pranzo, che ospiterò oggi nel loggiato parlamentare, quindi a Palazzo dei Normanni, a cui parteciperanno tutte queste personalità. Per fare un'iniziativa che fosse anche da vedere per la Sicilia, oltre a offrire questi spazi del Palazzo Reale, ho ritenuto di coinvolgere la Coldiretti, che è una confederazione che si occupa di prodotti agricoli, diciamo di prodotti di produttori, che offrirà il pranzo, quindi il pranzo è ospitato dentro Palazzo Reale e diciamo la materia prima, quindi gli aliggeri alimentari, saranno forniti da Coldiretti, che ovviamente avrà la possibilità, sponsorizzando questo pranzo, di farsi pubblicità, di far conoscere i nomi dei produttori, insomma, mi pare un'iniziativa economica, territorio, prodotti tipici, Coldiretti, Palazzo Reale, a costo praticamente zero per l'amministrazione, che diciamo credo sia un'ottima mattina per la Sicilia e per i nostri produttori. Chiaro, passiamo, insomma, restiamo sui nodi politici. Poco fa lei accennava alla formazione, c'è stato un taglio del 30% sul piano regionale dell'offerta formativa che ha provocato numerose proteste fra i dipendenti, circa 3.000. La regione ha istituito un fondo di garanzia, ma i lavoratori dicono che la soluzione, essendo temporanea, non è sufficiente. Che garanzie possiamo dare a questi lavoratori? Ma il fondo di garanzia serve proprio per questi soggetti che escono dal mondo dell'occupazione, del settore della formazione, e quindi hanno un fondo, una sorta di cassa integrazione per i lavoratori del settore. E nelle prossime settimane, penso addirittura la settimana prossima, perché la commissione di merito ha liquidato il provvedimento ieri sera, l'Aula affronterà un disegno di legge che tende a mettere in sicurezza tutti i lavoratori del settore della formazione. Per cui il problema, se tutto va bene, la settimana prossima dovrebbe essere, se non risolto definitivamente, certamente fortemente tamponato. Poi è chiaro che una legge di riordino del sistema della formazione va pensata, va prodotta in termini rapidi, ma chiaramente un'iniziativa di questo tipo deve essere prodotta dal governo. Non si può pensare che una iniziativa di questo tipo nasca da singoli parlamentari. Il governo governa l'assemblea a fare leggi, ma le leggi l'assemblea le fa in linea di massima, soprattutto su questo tipo di, diciamo, le iniziative sul proposto del governo. Quindi intanto se la prossima metteremo porremo rimedio a un problema che in queste ultime settimane ha acquisito livelli di vera e propria emergenza. Pensiamo ai lavoratori che sono asserragliati nel settore della formazione da alcune settimane. Dopodiché penseremo alla legge di riforma del settore della formazione, che comunque, ripeto, deve essere appannaggio e nella responsabilità del governo. Ma dico, mi sembra comunque sovrano, insomma, alla fine fa le leggi proprio nel merito. Questo è il tema della formazione, un tema che ha molto stuzzicato i commenti dei nostri lettori. Un commentatore che si è firmato io le chiede: piuttosto che tagliare del 30% indistintamente le ore di tutti, perché non avete puntato sulla meritocrazia, cioè premiando quegli enti che negli ultimi anni sono riusciti a risanare i conti, cioè hanno effettuato tagli, hanno introdotto il regole, il documento unico di regolarità. E questa è una domanda corretta, ma il nostro ascoltatore dovrebbe fare l'assessore Centurino, non certamente a noi. I provvedimenti partono dal governo e prendono spunto dall'iniziativa che il governo vuole porre in essere. L'assemblea eventualmente le modifica, e quindi diciamo ne parleremo quando il governo avrà aspettato una soluzione al Parlamento. Al momento questa non c'è, quindi diciamo la domanda andrebbe girata all'assessore alla formazione. E noi la gireremo a lui. Giulia Maria le fa un'altra domanda sulla formazione. Desidero sapere da lei se è a corrente che nel mondo della formazione alcuni lavoratori con contratto, non a progetto e non a termine, ma a tempo indeterminato, non vengono pagati per mesi e mesi, arrivando alla fame più nera. Ho saputo, certo, l'ho sentito, perché evidentemente vivendo in questa città, avendo i carichi di responsabilità, chiaramente conosco la situazione e mi domando come mai il governo si sia dato una mossa in questo.
Questo è un problema che tutti diciamo, conoscono, non soltanto i detti lavori, ma ripeto, la soluzione non può che venire dal governo. Diciamo, in democrazia è giusto che le divisioni dei ruoli vengano in qualche modo sottolineate. Il governo ha la responsabilità di governare, il Parlamento ha la responsabilità di fare le leggi. Questo tipo di iniziative che servono a gestire l'ordinaria amministrazione sono una competenza esclusiva del governo. Se il governo non ha la forza o il coraggio o non so che per rispondere a queste esigenze, si faccia da parte. Ma non c'è dubbio che questo tipo di responsabilità sono esclusivo appannaggio del governo. Non spetta l'assemblea dare i soldi agli enti per gli stipendi dei formatori che legittimamente reclamano questo diritto da mesi. Purtroppo la democrazia funziona così, ci sono livelli di responsabilità, livelli di competenze diversi. Questo è qualcosa che spetta esclusivamente al governo. Un altro tema molto, che ha molto interessato i nostri lettori è il tema dei forestali. Antonio da Polizzi ha scritto: sono un bracciante forestale di Polizzi, e anche quest'anno siamo arrivati all'ennesima promessa che da tanti anni ci angoscia, la speranza che sia sempre un anno buono per la nostra stabilizzazione. Capisco bene che siamo in tanti in tutta la regione, che recepire i soldi per stabilizzarci non è così semplice come sembra, ma lei sa benissimo che i lavoratori forestali da tanti anni aspettano con pazienza e sacrifici familiari che la precarietà abbia un fine logico dopo tante sospirate agonia. Che risposta si può dare ai forestali siciliani? Ma intanto una risposta credo che questa assemblea su iniziativa del governo, per cui diciamo anche quando c'è da dare i meriti, non dico soltanto le cose che non vanno, dico anche le cose che vanno. Il governo ha proposto, in questa finanziaria l'aula ha approvato, una norma che recepisce il protocollo d'intesa stipulato dal governo stesso con i sindacati dei forestali del 2009. In questo protocollo d'intesa è stato trasferito un aumento di giornata lavorativa dei forestali, per cui finalmente si dà corso a un protocollo d'intesa che stabilisce che i forestali lavorano di più e guadagnano di più. È una prima risposta. Si può fare certamente di più, ma bisogna anche fare i conti con i conti dell'amministrazione. Questa norma, che rispetto al protocollo d'intesa costa circa 450 milioni di euro, quindi non costa diciamo poco in termini di risorse, però è la prima risposta ed è importante. Tutti i lavoratori forestali lavorano di più da quest'anno e guadagneranno di più. È un primo passo. Ti parlavo poco fa di lavori pubblici. Calogero ha inviato la sua domanda sulla legge sugli appalti tramite un commento su Lex Sicilia. Il commento è molto lungo, ma io mi permetto di sintetizzarlo. I governi lombardo, sostiene Calogero, hanno cancellato dalla propria agenda politica la parola sviluppo. Tanto è ancora il nostro lettore a scrivere da farvi piangere il criticato uffarismo. Nell'isola dice non esiste più un settore produttivo che non si trovi in profonda crisi. Perché vedere nel settore delle costruzioni solamente il marcio, le infiltrazioni e gli interessi della mafia? Perché non dire che il settore dell'edilizia da sempre è stato e potrà essere il motore che potrebbe far ripartire l'economia? Per esempio, perché non fare una buona legge regionale sugli appalti che preveda, scrive Calogero, opere appaltate con immediata ed adeguata copertura finanziaria, che gli appaltatori non siano costretti a finanziarsi con le esposizioni bancarie e i funzionari pubblici lenti possano essere puniti con il licenziamento e il risarcimento dei danni e che i lavoratori appaltati, no? Che i lavori appaltati non superino il ribasso del 15%. Ma guardi, chiaramente non rispondo al dettaglio delle sollecitazioni diciamo, poste in essere dal nostro ascoltatore. Dico semplicemente una cosa, che il settore degli appalti è un settore molto delicato. Io ricordo che l'Assemblea ha fatto una legge sugli appalti un anno fa. Questa legge nasceva dall'esigenza di porre rimedio agli eccessivi ribassi e contestazione dell'Unione Europea e all'infiltrazione della mafia negli appalti pubblici. Abbiamo fatto questa norma un anno fa e questa norma appariva come la panacea di tutti i mali. Siamo a un anno dall'applicazione di quella norma, il sistema degli appalti si è completamente bloccato. Non è finita l'infiltrazione della mafia negli appalti, gli appalti nell'Eurega, se sono appaltanti, vanno a rilento. Si è dovuti tornare a immaginare una legge di riordino del settore degli appalti. Tanto che l'assessore, perché hanno condotto correttamente, ha ritenuto di proporre addirittura in finanziaria. Per cui se il problema continua a esserci, vuol dire che evidentemente non c'è una soluzione a tutti i mali del sistema. Questa norma, la norma che è all'attenzione della Commissione Lavori Pubblici, della quarta commissione dell'Assemblea, sarà approvata entro il 20 di questo mese, ed è una norma di sistema
che è pensata dal governo ma raccordata con l'associazione dei costruttori, con l'Eurega, con l'associazione sindacale. C'è una norma che pare possa essere una norma che mette a riparo dalle infiltrazioni mafiose e che garantisce la qualità delle appalti della pubblica amministrazione. Sarà approvata nei prossimi 20 giorni, la metteremo alla prova e verificheremo quello che succederà nei prossimi mesi. Ma voglio dire che purtroppo il settore degli appalti è un settore così delicato, è un settore sul quale bisogna porre attenzione e monitorare sempre, perché qualunque norma è sempre, poi nella sua applicazione, manifesta dei momenti di debolezza e va rimessa a punto. Tant'è vero che negli ultimi 5 anni abbiamo normato per 3 volte la legge del sistema dei lavori pubblici, per cui è un settore delicatissimo e non dimentichiamoci mai che siamo in Sicilia, per cui le considerazioni del nostro lettore sono giuste, adesso non voglio, come dire, rispondere punto per punto, ma certamente abbiamo un grande problema, cioè fare i lavori pubblici, farli correttamente rispettando la sicurezza sui cantieri, rispettando la professionalità dei lavoratori, ma stando attenti alle infiltrazioni di mafia, che purtroppo ci sono ancora, non possiamo far finta di non accorgerci. Il Gineprino, dottor Pippino, invece le fa una domanda sulla legge elettorale. Le tante proposte scrive che finiscono puntualmente con trovare un minimo comune denominatore, sono proposte al ribasso, che comunque tendono sempre a garantire la classe politica, cioè gli onorevoli, fregandosene delle aspettative dei cittadini, cioè gli elettori. Il risultato è che la gente non capisce più la politica, non ritiene che l'unica proposta di modifica della legge elettorale che andava fatta doveva mirare alla dichiarazione da parte del presidente della coalizione, insomma la dichiarazione del presidente da parte della coalizione che lo sostiene, e il venir meno della coalizione dovrebbe far decadere assemblea regionale il presidente. Ma guardi, io avevo proposto nel 2008, cioè la prima conferenza del ventaglio che feci subito dopo l'elezione del Presidente dell'Assemblea, quindi quando ancora non si parlava di inchiesta giudiziaria a carico di Lombardo, per essere chiari, avevo proposto di svincolare il destino del Presidente della Regione con il destino dell'Assemblea. Perché voi sapete che oggi, se il Presidente della Regione decide di cambiare mestiere, trasferirsi fuori dall'Italia, se ha un problema di salute, eccetera, insieme al Presidente della Regione decade l'Assemblea. Mentre se il Presidente della Regione in corso d'opera cambia maggioranza e quindi porta al governo quelli che hanno perso e manda all'opposizione quelli che hanno vinto, diciamo, non succede nulla, si può fare. Ecco, secondo me dovrebbe trovare un meccanismo per cui, diciamo, se il Presidente della Regione cambia maggioranza in corso d'opera, si va a casa, perché non è consentito in nessuna democrazia che chi vince vada all'opposizione e chi ha perso le elezioni, peraltro con numeri importanti, vada al governo. Quando parlai della modifica di questa legge, che peraltro ricorda la legge costituzionale, quindi avrebbe fatto in doppia lettura la Camera e il Senato, sono stato molto criticato dagli uomini del Presidente della Regione, per cui sicuramente è un argomento su cui bisogna tornare probabilmente anche prima della prossima legislatura. Ultima domanda sull'ARS, in questi giorni, dopo l'arresto di Riccardo Minardo, si torna a parlare di questione morale. In questi giorni hanno evocato i tempi della tangente opoli siciliana, dove ci sono stati circa 20 arresti all'assemblea regionale. C'è oggi una questione morale dell'ARS? Ma io continuo a dire di no, nel senso che non mi pare ci sia una questione morale, nel senso che non mi sembra che ci sia una questione che faccia riferimento a un sistema diffuso della politica siciliana. Ci sono alcuni casi specifici, peraltro con fattispecie diverse, perché Pagone è stato arrestato per un problema grave, cioè mafia o qualcosa, diciamo, di molto vicino alla collaborazione con la mafia. L'onorevole Vitrano è stato arrestato per invece corruzione, concussione, e altri Minardo. Ah, l'onorevole Minardo per truffa, quindi sono 3 fattispecie diverse, di 3 uomini di 3 partiti diversi non collegati tra di loro, quindi non sono, diciamo, non è un sistema come dire diffuso che coinvolge la categoria. È qualcosa che riguarda delle persone, grave ovviamente, che non può essere, diciamo, fatto passare come cosa casuale, certamente qualcosa per la quale i partiti al loro interno debbono riflettere, però da qui a parlare di, diciamo, questione morale diffusa, il passo è lungo. Peraltro la legge prevede su queste fattispecie dei correttivi e comunque delle soluzioni. L'onorevole Vitrano sarà sospeso da qui a qualche settimana, aspettiamo per questo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'onorevole Pagone si sta diventando deputato, per cui
diciamo, non fa più parte del Parlamento. Non volevo eliminarlo, anche lì aspettiamo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la sospensione, per cui che questi deputati o ex deputati, nel momento in cui vengono quei posti inefficienti di questo tipo, vengono immediatamente sospesi dal loro incarico o addirittura come casino come si dimettono spontaneamente. Per cui parlare di questione morale diffusa mi sembra un po', diciamo, voler forzare il giudizio complessivo. Proprio a proposito di Mitran e Fagone, per questo Fagone la sospensione, cioè insomma, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è arrivato 26 giorni dopo l'arresto, per Mitran siamo quasi a 2 mesi dall'arresto, ancora questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non è arrivato. Si è chiesto perché? Ma sì, diciamo, lo sono chiesto per la verità, è l'unica domanda, l'unica risposta che mi sono dato è perché probabilmente i fatti attribuiti a Fagone sono fatti, diciamo, molto più gravi. Tra la concussione e la situazione mafiosa ovviamente c'è una bella differenza dal punto di vista anche della pena, per cui probabilmente in quel caso diciamo, l'attivazione del processo istituzionale che porta all'immediata sospensione è velocissima. In questo caso c'è qualche passaggio in più legato al fatto che comunque essendo in galera non può reiterare il reato e essendo l'accusa più leggera di quella, insomma, di una situazione mafiosa, i tempi tecnici sono più lunghi, insomma sarà questione di qualche altro giorno, ritengo che probabilmente la settimana prossima sarà sospeso l'incarico. A proposito di questione morale, vi faccio l'ultima domanda sulla questione morale, che è una domanda obbligata. C'è questa inchiesta sul Presidente della Regione, fra qualche giorno sapremo qualcosa di più, probabilmente il Presidente della Regione presenterà un memoriale difensivo. Intanto lei che idea si è fatto? C'è un problema da questo punto di vista per la Regione? Ma diciamo che fino a qualche mese fa ragionavamo di ipotesi, adesso abbiamo avuto qualche settimana fa una certificazione da parte della Procura di Terra e c'è un'inchiesta in corso riguardo il Presidente della Regione, il fratello e altri esponenti politici o non politici di famiglie legate a famiglie mafiose del catanese e di qualche altra provincia. Quindi certamente c'è un problema, c'è un'inchiesta in corso. Ovviamente non voglio dare né un giudizio politico né un giudizio morale, ma certamente se ci sarà una richiesta di rinvio a giudizio e questa richiesta di rinvio a giudizio verrà accolta dal GIP, si porrà un problema di tenuta delle istituzioni. È chiaro che anche credo lo stesso ingresso del PD, che in questo momento è il maggior azionista del governo lombardo, in una eventuale giunta dei politici mi sembra vincolata da questo rinvio a giudizio, per cui sì, c'è un problema, esiste un problema che può travolgere la politica e l'istituzione parlamentare, perché nel momento in cui il Presidente della Regione dovesse dimettersi, ovviamente si scioglierebbe l'Assemblea e si andrebbe a votare. Mi auguro che il problema sia chiarito il più tempo possibile e da un punto di vista umano mi auguro ovviamente che il governatore potrà uscirne pulito e uscirne prima possibile. Anche perché la domanda che io mi pongo è se dovesse essere dimostrato, ovviamente siamo ancora alla fase precedente alla richiesta di giudizio, diciamo, proprio una fase preliminare, se dovesse essere dimostrato che il Presidente della Regione ha ricevuto un sostegno dalla mafia in campagna elettorale, non sarebbe anche un problema che in qualche modo invece voi in fondo eravate voi la coalizione che sosteneva il Presidente della Regione alle ultime elezioni? Ma sì, certo, la responsabilità oggettiva, diciamo, era il nostro candidato, quindi in qualche modo avremmo la conferma che abbiamo sbagliato a scegliere il candidato, è ovvio. Ma diciamo, da quando l'abbiamo scelto a oggi, c'è da dire che insomma, ecco, noi l'abbiamo scelto, ma c'è chi sarebbe poi, diciamo, coltivato, e chi, pur avendo perso le elezioni, ha ritenuto di farci stare insieme. Quindi voler popolarizzare qualcuno mi sembra superficiale. Sì, nessuno può smentire ovviamente il fatto che l'abbiamo scelto noi come candidato Presidente della Regione, ma da allora oggi, acqua sotto i ponti, ne è passata talmente tanto che cercare di addebitare responsabilità a qualcuno è molto complicato, molto articolato. Noi abbiamo l'onere di averlo scelto, sicuramente, ma altri hanno l'onere di averlo addirittura coltivato e di averlo diciamo, di averci fatto squadra pur avendo perso le elezioni, non so quale colpa sia più grave. È arrivata un'altra domanda. Io ringrazio Miriam Liberi per il coordinamento giornalistico e Martina Migliani per le riprese. Volevo sapere, ci chiedono
nostri lettori, se nella calendarizzazione dei DDL approvati in giunta subito dopo la finanziaria il riordino delle società partecipate avrà un immediato iter legislativo, visto che era previsto già nella scorsa finanziaria e nulla è ancora cambiato. Per il riordino delle società partecipate non c'è bisogno di nessuna legge, il governo può già farlo, perché l'assemblea regionale per due volte ha legiferato in tal senso, per cui il governo della regione su delega scritta, cioè formalizzato con legge, dell'assemblea può con atti amministrativi intervenire sugli ordini partecipati. Non c'è più bisogno che un'assemblea si, da questo punto di vista, legifica. Esiste peraltro già anche un parere della commissione di bilancio che segue alla legge che abbiamo fatto un anno fa. Il governo ha le mani libere e può agire senza ascoltare l'assemblea. Ultimo argomento: l'amministrazione comunale palermitana scrive Geo, Palermo è stata abbandonata al suo destino, una città che giorno dopo giorno è sopraffatta dall'anarchia più totale, da nessun progetto di investimento per attrarre risorse alle infrastrutture ferme, per non parlare del lavoro per i nostri figli. La domanda non c'è, ma la aggiungo io: che giudizio dà questa amministrazione comunale palermitana? È un'amministrazione oggettivamente di sofferenza, ma sofferenza diciamo a tante ragioni, a tante cause. Io credo che i primi 5 anni di Cambarate, i secondi 5 anni ci sia una differenza di tempi. I primi 5 anni furono 5 anni importanti, positivi, in cui partirono molto opere pubbliche, insomma c'era grande voglia di fare. I secondi 5 anni, che peraltro hanno coinciso col cambio al Palazzo d'Orleanza, hanno rallentato ovviamente la marcia dell'amministrazione comunale, che oggi appare ovviamente un po' sofferente. È un po' l'energia che è diminuita all'interno della squadra degli amministratori del comune, un po' le evidenti conflittualità di Palazzo delle Alberi con Palazzo d'Orleano certamente hanno fatto sì che la spinta propulsiva di questa amministrazione rallentasse. Quando c'era da fare a Palazzo d'Orleano le cose per Palermo andavano meglio, perché diciamo c'era un'interlocuzione molto, molto fitta e molto costante, molto amichevole tra Cambarate e Cuffaro. Quando c'è un bambino sono un po' cambiato, perché i rapporti tra i due non sono rapporti idilliaci, e certamente questo non ha aiutato l'azione dell'amministrazione comunale. Ho letto nelle settimane passate che per esempio la regione siciliana ha deciso di cancellare dal programma delle grandi manifestazioni a richiamo turistico il Festival di Santa Rosalia per una formalità, per una firma non visibile, non so perché cosa, insomma. Questo credo che sia, diciamo, la evidenza del fatto che tra la regione, intesa come istituzione regionale, e il Comune di Palermo non ci sia un buon rapporto. Una regione responsabile non può escludere il Festival di Santa Rosalia perché manca una firma, perché manca un timbro. Le due amministrazioni che collaborano si sentono, si dice: senti sindaco, vieni a firmare perché manca un firmo, perché manca una firma, manca un timbro, il problema si risolve. Quando c'è uno sfida evidente, succedono le cose che sono successe in questi ultimi anni a Palermo. E quindi, chiaramente, da questo punto di vista, la città e i cittadini che sentono. Ma dovendo fare un calcolo delle colpe, diciamo, che percentuale dà al rapporto con la regione, che percentuale dà all'amministrazione se stessa? Darei un 50% l'uno di responsabilità. Oggi l'edizione palermitana della Repubblica lancia l'allarme per 5.000 stipendi proposti a Palermo, potrebbero a rischio di compensi per i dipendenti di AMAT, GESIP e AMIA SM. Siamo a un'emergenza Palermo? Diciamo che c'è un'emergenza sociale abbastanza evidente. Abbiamo tante diciamo, zone di criticità, AMIA, che peraltro ormai è datata da un paio d'anni, AMSM, GESIP, lo stiamo vedendo in queste settimane, forestali, precari della formazione, e probabilmente dimentichiamo qualcosa, perché diciamo, questi sono tutti diciamo, lavoratori che fanno riferimento a società pubbliche o a istituzioni, ma ci sono anche tanti popoli di crisi nel settore privato, aziende che chiudono, società che trasferiscono la sede pure alla Sicilia, per cui c'è chiaramente un'emergenza sociale abbastanza evidente, che è legata sia al settore pubblico che al settore privato. Io credo che una delle ragioni che abbia portato a questa emergenza sia l'elevato livello di conflittualità della politica, che non è compatibile con progetti di sviluppo, con
formazione di buona amministrazione. E un altro, secondo me, è, diciamo, un'altra causa di questo momento che stiamo attraversando, che è difficile per tutti, è difficile per il cittadino, è difficile anche per chi fa politica, vi assicuro, è il fatto che non spendiamo più da 3 anni i fondi comunitari. Non è qualcosa che dico io o che dice l'uomo della strada, ha una certificazione data dalla Commissione Europea. La Sicilia ha speso meno del 7% dei fondi comunitari, e quindi abbiamo perso l'anno scorso alcune centinaia di milioni, rischiamo di perdere quest'anno altri 450. Se i soldi non vengono messi in circuito, chiaramente l'occupazione soffre, soffrono i lavori pubblici, soffre l'occupazione, soffrono le entrate fiscali per la nostra regione, è chiaro. Se i soldi non si spendono, non si fanno neanche i introiti per quanto riguarda le tasse, per cui non si crea occupazione. Questo è un circuito virtuoso, viziato in questo momento, che si è bloccato. Sta alla politica a cercare di trovare le soluzioni per farci uscire il prima possibile da questa paura. È chiaro che oggi a Palermo parlare di emergenza sociale non mi sembra assolutamente questa situazione. Parliamo del futuro, si parla in questi giorni della dopo Cammarata, sono usciti anche dei nomi per la sua parte politica, il direttore Roberto Lagana, il senatore Carlo Vizzini e il parlamentare regionale Francesco Scoppa. Dovesse scegliere uno di questi, ovviamente un altro nome, quale sarebbe il suo cavallo? No, non voglio scegliere nessuno perché non, rischierei di danneggiare qualcuno, allora preferisco non fare nomi. Dico semplicemente che nel momento in cui, diciamo, come partito obiettivamente non abbiamo mai affrontato il problema, se non in termini assolutamente così superficiali e informali. Adesso è chiaro, si è parlato tutto il tempo di elezioni anticipate, come di Palermo, adesso è chiaro, si potrà la prossima primavera, si voterà a scadenza naturale. Io credo che dopo l'estate cominceremo a riflettere sul candidato migliore da questa città. Ecco, parteggiare o fare un nome in questo momento mi sembrerebbe quasi di fare un affronto agli altri e non vorrei danneggiare neanche la persona che io indico. Dico semplicemente che abbiamo tante personalità da esprimere, abbiamo anche una coalizione di riferimento con cui confrontarci, per cui non è che decidiamo da soli, abbiamo il PIL, abbiamo Forza del Sud, abbiamo la destra, insomma abbiamo una coalizione che comprende almeno 4 partiti. Al momento opportuno ci siederemo con i nostri alleati e scegliere il candidato migliore per la città. Ancora di futuro, una domanda che arriva da Antonio Lavanno, pone sostanzialmente 2 domande. La prima dice: io la vedrei meglio come assessore al turismo, capisco che per lei come fare un passo indietro, visto che il turismo è una delle risorse che la nostra Sicilia non sfrutta, ma che è in grado di creare migliaia di posti di lavoro, lei è l'unico in grado di poterlo fare. Ma poi lui le chiede: il suo prossimo passo è salire a Roma o abbandonare la Sicilia e diventare il nuovo presidente? Guardi, questa è una domanda che mi fanno in tanti e giuro, lo dico, non da, lo dico sinceramente da uomo, non lo so, cioè io quando faccio una cosa non la faccio in prospettiva di qualcos'altro, forse ne parlando in qualche altra occasione. Io non lo so cosa farò da grande, potrebbe essere pure che, diciamo, da qua quando si porrà il problema di una ricandidatura sarò talmente nauseato che decido di smettere di fare politica. È una cosa che metto assolutamente in conto, perché diciamo il senso di difficoltà, di frustrazione che prova la gente, lo provo anch'io, e il fatto di avere un ruolo così importante e non poter fare quello che voglio ancora di più mi fa, diciamo, nauseare rispetto al periodo che stiamo vivendo, per cui non è detto che io faccia qualcosa in pubblico, può essere quello che finisco la legislatura e torno a fare il medico. Io ho una professione che sicuramente tanti altri forse molti non lo sanno, mi facevo il medico e l'ho fatto fino, ho letto qualche volta qualche, non so se nel vostro sito o qualche altra parte, che io sono medico soltanto sulla carta, non l'ho mai fatto. Allora utilizzo questa occasione, se è possibile, per dire io il medico l'ho fatto fino al 2001, per cui io ho lavorato da quando mi sono laureato, cioè dal 87 fino al 2001, e ho fatto lavoramente il medico, per cui potrei continuare a fare come ho fatto prima. Detto questo, io non so cosa farò e se farò qualcosa. Io nel 2001 ho fatto una scelta politica molto, diciamo, decisa. Io ero già, forse molti lo ricorderanno, deputato nazionale. Io ho fatto il deputato dal 94 al 2001, ho fatto 2 legislature alla Camera dei Deputati. Nel 2001 mi sono trovato davanti a un bivio, cioè continuare ad andare a fare il parlamentare nazionale senza nessun tipo di, diciamo, di incarico che mi mettesse in condizione di fare qualcosa per la mia terra, o confrontare, quindi con un'elezione sicura. Tutti sapete che i deputati nazionali non si eleggono ma si nominano, o misurarmi con il sistema proporzionale. Però nel 2001 non era così.
c'era il collegio uninominale maggioritario, una volta, ti assicuro che era molto più semplice. Un conto è essere eletti col sistema uninominale maggioritario, altra cosa è essere eletti in un collegio proporzionale con 82 comuni più città di Palermo, con voto di preferenza, voto unico. Quindi, diciamo, rispetto alla elezione sicura per una terza legislatura alla Camera, io decisi, e molti dei miei amici mi presero per pazzo allora, di dedicarmi invece alla Sicilia. Scelsi di cambiare la mia regione, fui eletto all'Assemblea della Regione Siciliana prendendo i voti di preferenza, che è cosa ben diversa di essere cambiato nel collegio regionale della città, e feci per 5 anni il assessore regionale, perché appunto questo è presidente della. Allora, se la domanda è, vorresti continuare a impegnare per la tua terra o diciamo, scansare un po' di rogna e responsabilità andarti a riposo da Roma, io ti dico, senza dubbio, vorrei continuare a fare qualcosa per la mia terra, ma se ciò non sarà possibile, io non ho, come dire, il problema di far politica perché devo campare. Posso tornare a fare quello che facevo prima, non ho prescritto in aiuto. Ultima domanda flash, lei è tornato da Roma, è venuto qua a fare il parlamentare con il Presidente del Consiglio, un percorso simile a quello di Gianfranco Ricci, che è allo stato dell'arte l'unica candidatura in campo nel centro-destra. Come valuta la candidatura di Ricci che è la Presidenza della Regione? Non la valuto perché non devo fare valutazioni su candidature che non mi appartengono. È una sua aspirazione, credo che anche lui faccia parte di un progetto politico, nel senso che quando deciderà di candidarsi o di porre il problema della sua candidatura, la prospetterà a un quadro di partiti che dovranno sostenerla. In quel momento, diciamo, si affronterà con serenità, ma certamente non ci può essere qualcuno che prenota uno spazio, nel senso che non esiste mettere un cappello su una poltrona a distanza, diciamo, di un anno dalla scadenza elettorale. È una sua aspirazione legittima, al momento opportuno Michiché si siederà al tavolo con i partiti che dovranno sostenere questa candidatura, se ci saranno le condizioni che andrà avanti, se non ci saranno, credo che lui stesso dovrà in qualche modo concordare una scelta con gli altri partiti, ma ovviamente non ho nessun tipo di giudizio, non lo andare a rispetto. E allora per questa video intervista è tutto, noi ringraziamo il Presidente dell'AZ Francesco Cascio da Caldreano, buona giornata.